Dopo la polemica per la chiusura dei negozi a Pasqua e Pasquetta, nonostante la presenza di tanti turisti a Salerno, rincarata anche ieri dalle dichiarazioni del primo cittadino Vincenzo De Luca, che ha ritenuto grave la chiusura dei negozi in quei giorni festivi, quasi tutti gli esercizi commerciali a Salerno rimarranno aperti in occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio. Quei pochi esercenti che hanno deciso di non abbassare le saracinesche, per esempio nel giorno di Pasquetta, sono rimasti più che soddisfatti. La gente che è scesa al corso, complice anche il bel tempo, ha anche acquistato. Abbiamo aperto anche a Pasqua, a Pasquetta, quindi c'è stato veramente una grande affluenza. Ma avete venduto a Pasquetta? Sì, 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 a voglia, abbiamo venduto, veramente c'è stato un bel riscontro, la gente c'era, molto popolata Salerno, il corso, tutto, e quindi di conseguenza è giusto che si sia aperti comunque nei giorni festivi. Sinceramente si vede che la gente ha voglia di comprare anche in questi giorni di festa. E così chi resterà aperto domani 25 aprile spera che le vendite vadano bene, non ci si riposa mai, dice qualche esercente, e quindi speriamo che ne valga veramente la pena. Noi siamo qui da 67 anni e io ci sono stato 50 anni già qua dentro. Quando devo aprire in questi giorni di festa, per me è un grande sacrificio. E chi fa questo lavoro a livello familiare va incontro a questi dubbi, parliamoci chiaro. Perché stare aperti, sì, se si ha un certo afflusso di gente, a volte può essere anche conveniente. Ma spesso capita che qui siamo aperti inutilmente. Quindi lei che cosa farà domani? Probabilmente ci penserò stasera. Io domani sarò aperta e ho letto le polemiche di questi giorni che noi commercianti eravamo chiusi e la città piena di gente. Allora può darsi che sia vero, però la chiusura pasquale eccetera è stata decisa su una base del non lavoro, almeno per certi negozi, per una certa tipologia di negozi. Io proporrei di fare una cosa, tutti i commercianti domani sera manderanno la chiusura di cassa al sindaco, così vediamo quali sono gli esercizi commerciali che hanno interesse a stare aperti eccetera eccetera, oppure no, perché il turismo non si può fare solo sulle spalle dei negozianti. Noi paghiamo la luce, noi paghiamo l'immondizia, noi paghiamo tutte le tasse del mondo e dobbiamo in più stare aperti quando non c'è un grande ritorno, anzi quasi zero. Lei domani che cosa ha deciso? Resterà aperto con il suo negozio o resterà chiuso? Sicuramente aperto, per fare in modo di eventualmente accogliere queste persone che hanno molta volontà di venire a Salerno e visitare la nostra città, fare shopping e di conseguenza vivere una bella giornata. Domani resteremo aperti tutta la giornata. Sperate quindi che possa venire un po' di gente domani ad acquistare? Si spera di sì. Come stanno andando le vendite in questo periodo? Non possiamo lamentarci per il momento.